Coach Barisciani, terminata l'attesa, è arrivato il momento di questa prima di campionato, dunque come sta la squadra, come è arrivata a questo appuntamento? Uno dei presupposti migliori è arrivarci in forma e quindi in questo momento non abbiamo nessun infortunio, nessun acciacco, manca ancora un allenamento che è quello di stasera, però insomma abbiamo fatto una buona parte di condizionamento, abbiamo rispettato tutti i programmi che ci eravamo prefissi di fare e in questo momento arriviamo con uno stato di forma buono. Ovviamente la natura del nostro gioco in questo momento, come tutte le altre squadre, è alla prima giornata dopo 53 giorni di lavoro, non può essere ancora quella definitiva, però siamo a un buon punto di partenza. Quali insidie presenta questa partita? Sicuramente andare a fare il risultato a Gioia del Colle non è una cosa semplicissima, insomma. Le squadre probabilmente candidate a vincere questo campionato potrebbero prenderla con un attimino più di leggerezza. Per l'obiettivo che siamo prefissi noi è uno scoglio difficile da sormontare, è la prima e quindi tutti quanti ci tengono praticamente a partire bene, sia quelli che giocano in casa, quelli che giocano in trasferta, quindi ci sono un po' di fattori ambientali da tenere in considerazione, però sicuramente non sarà facile portare a casa qualcosa. Da parte sua e della squadra c'è qualcosa di particolare a livello di sensazioni, di emozioni, vista di questo debutto? Dunque, io sono personalmente fidanzato con Cuneo ormai da 3 mesi, conviviamo da 2, in questo momento non abbiamo tantissimo tempo da dedicare alla parte emozionale, quindi dobbiamo cercare di mantenerla un po' più distante dal campo. Adesso tutti quanti noi sappiamo cosa dobbiamo fare. Sicuramente ci sarà una componente emotiva, ma che dobbiamo essere bravi a tenere da parte. Insomma, in questo momento conta più il campo, sappiamo cosa dobbiamo fare, non ci possiamo far condizionare da fattori emotivi un po' troppo importanti. In bocca al lupo allora. Crepi, grazie.